Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per parlare insieme a voi delle novità perché c'è una novità importante che riguarda il calciomercato della Lazio, voi lo saprete già tutti quanti e questa novità ce la dice OneFootball che è la migliore app sul mondo del calcio a 360 gradi che attraverso questo articolo appunto ci parla del primo acquisto ufficiale della Lazio in questa finestra di mercato estiva. Mi raccomando, app scaricabile gratuitamente attraverso il primo link in descrizione. Ufficiale, Pepe Reina è un giocatore della Lazio. L'annuncio ufficiale è arrivato nel pomeriggio di oggi, cioè l'altro ieri. Lo spagnolo firma un contratto biennale. L'altro ieri o ieri? No, credo l'altro ieri. Reina arriva a parametro zero dal Milan dopo aver giocato l'ultima stagione in prestito all'Aston Villa. Questo qui il comunicato. E credo che il portiere percepirà un ingaggio di 2 milioni a stagione. Sto leggendo di già in giro per il web laziali insoddisfatti di questo acquisto perché il portiere è troppo vecchio e prende troppo. Prende troppo. È uno scandalo dare 2 milioni a stagione ad un portiere di 37 anni. Qual è il problema? Il problema è che poi ogni anno leggo sempre le stesse cose, ovvero di laziali insoddisfatti degli acquisti di giovani sconosciuti a cifre improponibili. Adesso avete il giocatore conosciuto, avete il giocatore. Insomma, il nome importante, il nome blasonato, e vi assicuro che 2 milioni a stagione non sono poi così tanti per un portiere che ha vinto quello che ha vinto Reina. C'è Thiago Silva, ragazzi, che a 35 anni sta prendendo 10 milioni all'anno al Chelsea. Capisco che può ancora essere un giocatore, insomma, che può fare la differenza, ma 10 milioni a stagione. A 35 anni, quindi lamentiamoci, ma fino a un certo punto, ok? Vi dico io che cosa ne penso di questo qui, che è, ripeto, è il primo acquisto ufficiale della finestra di mercato estiva della Lazio. Sì, vabbè, c'è Escalante, ma Escalante è stato ufficializzato a gennaio, quindi nell'ultima finestra di mercato invernale. Parliamo di un portiere che ha grande esperienza in Champions. Grande esperienza in Champions come proto, con la differenza che Reina una finale di Champions da titolare l'ha giocata. E a differenza di proto, Reina ha anche vinto un mondiale e due europei con la sua Spagna. Quindi parliamo di un portiere, un giocatore vincente e noi di giocatori vincenti ne abbiamo bisogno come il pane, perché giocatori vincenti creano mentalità vincente. È così che funziona. È così che funziona e abbiamo anche bisogno di giocatori che hanno una certa esperienza in Champions, che l'hanno già tastata la Champions, no? In questo momento in rosa ne abbiamo pochi, abbiamo Immobile e Leiva e forse, forse, non voglio sbagliarmi, Correa e Luis Alberto, ma forse, forse, non so se abbiano giocato in Champions e poi vabbè ci sono i vari Parolo, Milinkovic e Lulic che hanno giocato però il preliminare con la Lazio 5 anni fa contro il Bayer Leverkusen, ma quella lì non è la Champions, è il preliminare per entrare in Champions. Quindi in difesa nessuno, in difesa nessuno, ah vabbè poi c'è Proto, però Reina è già un nome più blasonato, è un nome che ha vinto di tutto, ha vinto di tutto. Quindi io questo qui lo considero un acquisto importante, un acquisto importante, un acquisto di livello che ci serve per la Champions. Io 2 milioni a Reina glieli do tutta la vita e per tutta la vita. Poi accanto a Stracoscia, spero che possa crescerlo, spero che possa crescerlo, soprattutto a completarlo in quelli che sono i suoi difetti. Ovvero i piedi e le uscite, no? Non è un caso, secondo me, che la Lazio abbia scelto proprio Reina, che è uno dei migliori portieri per quanto riguarda l'impostazione da dietro, no? È molto bravo con i piedi, quindi non, in circolazione, migliori portieri in circolazione, quindi non credo che sia un caso
sinceramente, ok? Spero che Stracoscia, che sta migliorando con i piedi e lentamente di anno in anno sta migliorando, però spero che appunto Stracoscia possa completarsi in quello e anche nelle uscite, che è il più grande difetto del portiere albanese. Cioè, io voglio stare tranquillo quando Stracoscia esce dai pali, non posso stare lì sempre con l'ansia appena vedo che fa uno o due passi, capito? Io vorrei poter dire: oh, che bello, Stracoscia sta uscendo, la palla è sua. Non voglio dire ogni volta: oh cazzo, sta uscendo, prendiamo gol. Capito? Non voglio farlo perché io non posso vivere così. Voglio un portiere che mi dà sicurezza, che mi dà sicurezza. Altrimenti rimani e rimarrai sempre un portiere incompleto. Spero appunto che Reina possa completarlo, perché se non ricordo male, Reina è anche abbastanza bravo nelle uscite, al contrario di quello che dicono alcuni napoletani. Se ricordo bene, è anche abbastanza bravo nelle uscite. Quindi spero che possa aiutare a crescere Stracoscia, ok? Non so chi sarà il primo, credo che il primo rimarrà Stracoscia. Queste sono dinamiche che poi insomma scopriremo quando ricomincerà la stagione. Però, ripeto, è un acquisto importante perché parliamo di un portiere di livello, un portiere che ha tanta esperienza, un portiere di personalità. Noto con piacere che sia lui che Scalante si stanno già ambientando molto bene all'interno dello spogliatoio, si stanno amalgamando bene, almeno questo è quello che i video, gli ultimi video insomma da Auronzo dimostrano e testimoniano, e questo mi fa piacere perché vorrei che la coesione di gruppo rimanga anche il prossimo anno la forza principale di questa squadra. La coesione di gruppo è importante, che tutti quanti i giocatori si trovino bene e che appunto trovino una certa chimica, no? Abbiano una certa chimica tra loro, e questo vale ovviamente anche per quelli che dovranno arrivare. Io mi aspetto almeno altri 4 acquisti di qualità, 4 acquisti di una certa importanza, ecco, uno a sinistra, uno in difesa, uno a centrocampo e uno in attacco, però devono essere di qualità, devono essere assolutamente di livello. Reina lo considero un acquisto di livello perché, ripeto, chiudendo, è un portiere vincente, è un portiere che ha vinto tanto, è un portiere che ha tanta esperienza in Champions e secondo me se la può ancora cavare tra i pali. Quindi secondo me 2 milioni a stagione sono più che giustificati per Pepe Reina. Poi ripeto, parliamo di un giocatore di personalità e lo ha dimostrato subito perché si è già ambientato alla grande all'interno del gruppo Lazio. Oh, dite voi che cosa ne pensate nei commenti, mettete un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se per caso non l'avete ancora fatto, noi ci vediamo successivamente, ciao ragazzi, forza Lazio!